Ogni volta che tu li chiudi turbamenti sei istituzionale, ti presenti come istituzionale. Questo è importante. Come fare a capire se una persona ha bisogno più di istituzione o di trasgressione? Vale ad esempio il fatto che se una persona tende ad avere molti scarichi, la parte destra è istituzionale, no? Se una persona tende ad avere molti scarichi sulla parte destra, si appoggia in questo modo, si gratta in questo modo, tende a sbilanciarsi più in questo modo, diciamo che tende ad andare di più sulla parte istituzionale, quindi in quel momento lì ha bisogno di istituzione. Se la persona si è appoggiata, non è che basta una volta nella vita, cioè, però se voi osservate l'altra persona, se pende più a sinistra, diciamo così, non c'entra se vota a sinistra o se vota a destra, è proprio a livello non verbale come si comporta, sta di più in questa posizione, tende a scaricare in questo modo, la testa tende a più alla sua sinistra, quindi alla vostra destra che guardate, è il discorso della trasgressione, in quel momento lì ha bisogno più di trasgressione. E potete capirlo in questo modo, no? Poi, le persone, normalmente le persone hanno bisogno del contrario, no? Ovviamente, per rispondere alla nostra amica Cocò, se una persona è ligia, sapete che è ligia al dovere, che è Angela Merkel, diciamo così, quella lì avrà bisogno, cioè chi comprime di più le emozioni va alla ricerca di emozione, poi, è ovvio, no? Chi è eccessivamente in un senso cerca l'altro, perché noi ci identifichiamo sempre nel pensiero minoritario, perché istituzione e trasgressione hanno due pensieri diversi. L'istituzione ha il pensiero realista, il pensiero realista è un pensiero iperlogico, no? Però il realista è diverso proprio da iperlogico, però il pensiero realista è un pensiero pragmatico, insomma, chi ha bisogno di istituzione ha bisogno di solide certezze, chi ha bisogno di trasgressione ha bisogno di invece, diciamo, voli empirici, no? Ha bisogno di cose, di voli empirici, non di solide certezze, ha bisogno di illusioni. Ecco, chi ha bisogno, chi cerca istituzione cerca l'illusione di solide certezze, chi ha bisogno di trasgressione ha bisogno di illudersi di subito. Un uomo che si carezza sempre la barba al lato delle labbra fino al mento, in questo modo, fa questo movimento qua, e questo al mento dipende se lo fa con la mano destra o con la mano sinistra, perché comunque le labbra è esigenza, diciamo, è in questo modo è gradimento, no? Però se lo fai in questo modo ti dice che è una persona egocentrica che ha bisogno di istituzione. Se lo fai in questo modo ti dice che toccarsi le labbra e il mento vuol dire labbra e gradimento, ma gradisce però il mento, toccarsi il mento in questo modo sono persone egocentriche, quindi che deve ad esempio fare love bombing. Il love bombing funziona molto bene con le persone egocentriche. Se lo fa con la mano destra bisogna anche un po' di trasgressione, quindi trasgressione cosa vuol dire? Che gli farai vivere delle emozioni. Trasgressione vuol dire anche essere inaffidabili, no? Come fai ad apparire trasgressiva? Ti dimostri inaffidabile, gli dici domani ci vediamo e poi gli fai buca all'ultimo. Nel momento in cui gli fai buca all'ultimo, l'ho detto 30 secondi fa, ma vatti a risentire la live, Lori Besita, vattela a risentire, tanto resta qua, te la puoi risentire, perché ne ho parlato 2 secondi fa, adesso la live la chiudo, però per Lori Besita te la risenti, tanto resta, te la riguardi, perché ne ho proprio parlato, quindi comunque riguarda la mano destra e la mano sinistra. Se tu non ti ricordi nulla, d'ora in poi prendete attenzione, però il mento è sempre egocentrismo in questo modo, quindi per le persone egocentriche va bene il love bombing. Bene, spero di essere stato chiaro, quindi questa live, esercitatevi, buona serata a tutti e la live ve la... Comunque rimane qua, io i video li tengo per un mese, poi dopo un mese si resettano, quindi
per un mese resistono, poi saranno resettati, poi magari ne metterò degli altri per i nuovi iscritti, quindi però per